2010 è stato un anno davvero ricco per gli utenti Wii. Tra grandi ritorni, come il recente e bellissimo Donkey Kong Country, e qualche sorpresa, l'ammiraglia della grande N ha saputo regalare tante soddisfazioni. Per questo, in molti si domandano come potrà Nintendo mantenere il medesimo standard nell'anno a venire. Fortunatamente, tra i titoli già annunciati non mancano prodotti di spicco, mentre è facile che i prossimi mesi ci riserveranno qualche piacevole novità. Non potevamo che cominciare questa carrellata con il vicinissimo all'uscita Kirby e la stoffa dell'eroe. Questo coloratissimo platform arriverà da noi solo il prossimo 25 febbraio, ma i nostri colleghi d'oltreoceano ci stanno già giocando da diverso tempo. Questo gioiellino promette un concentrato di divertimento, game design di altissimo livello e quel tocco magico tutto Nintendo. Previsto per la fine di gennaio, Mario Sports Mix è destinato a diventare il prossimo compagno indispensabile per le serate in compagnia. Il menu prevede 4 sport diversi, tutti i personaggi resi celebri dalla serie di Mario e con la giocabilità immediata marchio di fabbrica dei party game Wii. Goodbye, Mr. Ford. I'll return to prime the ASC from your cold, dead hands. You still don't understand, do you, Mr. Ford? As long as Adams is still alive, he's a threat. Se però cercate qualcosa di più serioso, High Voltage sta lavorando intensamente sul nuovo Conduit 2. Partendo dagli elementi del predecessore che non avevano convinto, questa produzione promette prima di tutto di innalzare ulteriormente il livello tecnico del motore proprietario. Ma sensibili progressi sono stati fatti anche nel comparto estetico, che potrà contare su un design più elaborato e personale. Sul fronte del gameplay, gli sviluppatori proporranno una campagna principale più articolata ed appassionante, ed un multiplayer sia locale che online intenso e completo. La data d'uscita è stata fissata per il prossimo 15 febbraio. Stavo imprevisti, il 2011 sarà anche l'anno del ritorno di Zelda. Miyamoto, dopo avercelo presentato lo scorso E3, non ha più lasciato trapelare praticamente nulla sul nuovo Zelda Skyward Sword, ma dal maestro ci aspettiamo solo grandi cose. Quanto rivelato finora ha messo in mostra un prodotto che plasma il gameplay della serie attorno alle potenzialità del controller Wii, adornandolo con un'estetica coloratissima. Purtroppo manca anche solo un accenno ad una possibile data d'uscita, ma siamo fiduciosi che i prossimi mesi ci porteranno nuove informazioni. Mentre Xenoblade è già arrivato in Giappone ormai da mesi, Nintendo non ha ancora deciso una data per l'arrivo nel nostro continente. Le recensioni sono decisamente lusinghiere, fattore che rende il titolo sviluppato da Monolith Soft e previsto da noi col titolo originale Monado Beginning of the New World, uno degli oggetti del desiderio del 2011. I nostri colleghi videogiocatori dagli occhi a mandorla a breve potranno divertirsi con altri due giochi di ruolo, diversi tra loro ma decisamente interessanti. Nella speranza per nulla remota di vederli arrivare anche nel vecchio continente, aggiungiamo alla lista di titoli che più attendiamo della Story e Rune Factory Oceans. Il primo è l'ultima opera di Mr. Final Fantasy Hironobu Sakaguchi, che dopo aver debuttato in questa generazione con la sua software house indipendente proponendo titoli certamente solidi ma non del tutto convincenti, è pronto ad allontanarsi almeno per un po' dalla scena nel caso la sua ultima storia non dovesse incontrare i favori del pubblico.
Il materiale rilasciato finora, fortunatamente, è decisamente promettente, sia dal punto di vista stilistico, tecnico e sonoro, grazie alle composizioni del maestro Uematsu, sia da quello del gameplay, che proporrà una mistura tra combattimenti in tempo reale e a turni. Alcune peculiarità legate ai personaggi, come protagonista che è in grado di catalizzare l'attenzione dei nemici su di sé, dovrebbero garantire al gioco una personalità ben distinta. Purtroppo è tutto ancora avvolto nel mistero, speriamo che con l'approssimarsi dell'uscita in Giappone arrivino anche nuovi dettagli. Il nuovo capitolo della serie derivata da Harvest Moon, Rune Factory Oceans, proporrà la consueta commistione di elementi ruolistici e di farming, senza dimenticare la gestione delle relazioni tra i personaggi, possibilità di organizzare matrimoni inclusa ed un'ambientazione alquanto eccentrica. Potrete controllare due protagonisti, uno maschile e uno femminile, che viaggeranno cavalcando una gigantesca creatura, capace di sollevare intere isole sommerse per elevarle sopra il livello dell'acqua e renderle così coltivabili. Il Sollevante saluterà l'arrivo di questa nuova produzione il prossimo 24 febbraio, mentre nulla è ancora noto per quanto riguarda l'Europa.